Wow, ragazzi, benvenuti a un'altra puntata con Don Vito. E scusate, diciamo, il ritardo nei video, ma questi giorni tra feste, uscire con gli amici, sbarra fans, anzi, uscire con i fan, sbarra amici, perché prima sono diventati fans, poi sono diventati amici. Cioè, sono un po' incasinato in queste giornate, ma oggi che è sabato, forse in questo istante riuscivo a caricare un altro video. Scusate per il momento, però sapete che se non mi muovo non so parlare. E niente, farò un video in cui andrò in giro per la mia città, per la festa del mio patrono, a fare un mini vlog, sperando in Dio che non mi viene, diciamo, la paranoia, perché me ne vado un po' in panico quando certa gente si gira e mi guarda che parlo in una telecamera. Quindi c'è un po' è un conto se sto fuori Sant'Elmo, che so, vada a Milano, ti faccio un esempio, non mi conosce nessuno e ho una piccola preoccupazione perché non mi vergognerei così tanto, però la gente, nessuno sa cosa significa vlogger, quindi se dice un quarantenne, no, sono un vlogger, che sei? Non lo dico in dialetto perché molta gente che mi segue non è nemmeno del sud, quindi non capirebbe il dialetto se dico qualche dialetto della mia città. Cioè, per dirvi, vi porterò il video che vado in giro e vedremo qualche cosa sta. Oddio. Spero che quelli che stanno i commercianti Vucumbra non mi picchiano ancora. Sto facendo un video, si pensa che sono come ai reporter di Se C'è Notizia e mi hanno ammazzato solo perché mentre sto vloggando pensa che stia facendo un video su di loro. Spero che non mi succeda nulla. Poi male che vada, vi ho sempre voluto bene a tutti. Oggi è sabato e cercherò di caricarlo entro oggi. Se sarà caricato domenica, pazienza, chiedo scusa a tutti. E ci si vede al video. Grazie, lasciate un mi piace e condividete del video se vi piace il video che ho fatto riguardante questa festa. Purtroppo non ho ripreso i cavalli, non ho ripreso la processione e vi spiego per tanti motivi. Uno, quando è stata una volta che ho fatto il vlog della neve, che sta la neve che mi arrivava fino al piede, ho chiesto il permesso se potevo mettere la foto della chiesa a un prete che lo conosceva, ha detto sì, metti, non ci sono problemi. Per mettere i cavalli devo chiedere il permesso al capo, all'organizzatore, e non avevo nessun contatto per contattarli, e quindi poi per il carro non si sa mai, non so se il proprietario del carro vuole che appaia sul mio canale YouTube, quindi ci stanno tante cose e non ho potuto mettere quei video. Chiedo scusa. Poi non so se si poteva fare. Se si poteva fare, il prossimo anno lo farò. Che dirvi? Spero che questo mini vlog che farò, perché lo devo ancora fare, devo andare un po' in giro sperando che non mi menano mazzate, perché vado con la telecamera a non a riprendere, a dire cose in mezzo alla strada, sperando in Dio che la gente non mi prenda per pazzo perché parli con la telecamera. E ci si vede al prossimo video, ciao! Spero che si riesca a vedermi la faccia, vediamo, vabbè, male che vada. Oddio, la gente che mi guarda, che sto parlando in una telecamera, mi vergogno un po' a fare questi cacchio di video, però purtroppo li devo fare, se no nessuno si... cioè, vi lamentate sempre che non faccio dei video, che mentre cammino, mentre vado per strada, mentre vado in giro. E la vergogna ne ho abbastanza perché mi guardano abbastanza male le persone che parlo davanti alla telecamera. Ma a parte questo, niente, oddio, la nostra festa non è che sia granché, anche se a volte è capitato che certa gente non si è proprio comportata bene alle nostre feste, soprattutto quando si mettono vicino a casa mia, però lasciamo stare. Come sempre la gente mi guarda male perché sto parlando davanti alla telecamera, macchina che passa pure, salve. Che dirvi? Io mi sto un po' cagando sotto perché ho detto, io ho vergogna a parlare davanti a una dannata telecamera con tanta gente. Figurati quando andrò a Big Hit, che forse, ma non credo, però forse salgo sul palco. Figurati cosa mi succederebbe là se salivo sul palco. Ciao Nico. Niente, oddio, mi sta pure stancando il braccio, gente che mi sta sempre guardando perché sto parlando di Don nada. Vito TV. Salve. La gente che mi conosce così saluta a caso.
Ho detto ecco perché odio fare i vlog, perché non mi vergogno abbastanza a parlare in mezzo alle persone. Meno male se ne stanno andando quasi tutti, si sta liberando il passaggio e posso tranquillamente parlare. Però dico io una cosa, odio la gente che mi fissa perché parlo davanti a una telecamera, però le persone che fanno cose stupide, tipo che so, non so cosa paragonare, di che so, fanno casino, fanno bordello, quello non si fa niente, fanno sempre a guardare il peone nell'uovo, ovvero la persona che sta facendo un video e la gente purtroppo non capisce il senso di far video per passione, per divertimento. Credo che io mi sto riprendendo la faccia, spero, almeno credo, perché il video non lo faccio più, perché appena me ne vado per vicino a casa mia poi stoppo il video e finisce là. Era giusto un video, aia, mi sta pure stancando il braccio, porca miseria. La gente che si mette un po' a ridere perché sto facendo un video e non sono proprio bravissimo a farmi questi cacchi di selfie, maledetta al demone che non ho un cacchio specchietto retro, non retrovisore, dietro la telecamera per vedere se mi sto riprendendo o no. Spero che mi sono ripreso abbastanza bene. Che dirvi? La festa è stata bella, più o meno, tranne per l'ultima, più o meno, perché per l'ultimo, non per l'ultimo, cioè all'inizio hanno messo come apertura la solita canzone che fanno al ritmo di musica. L'unica cosa negativa è che hanno messo proprio Rovazzi come canzone diciamo, non proprio come apertura, non so in che punto hanno messo Rovazzi, però c'è stata la canzone di Rovazzi al ritmo di tempo, la gente che mi guarda male perché sto parlando in una telecamera. La prossima volta che faccio una cosa del genere mi devo mettere le cuffie nelle orecchie, così non vedo nessuno e non mi ho vergogna più di nessuno. E io tra un po' me ne vado perché fa pure non freddo per fortuna, però si è un po' rinfrescato perché ha piovuto qualche minuto fa. Questo video dovevo fare una mezz'oretta fa, ma purtroppo ha piovuto. Si sentirà male come sempre, ma purtroppo questa è la cam e l'audio di questo vi dovete tenere. Ma più avanti cercherò di prendere una nuova telecamera o un microfono, diciamo quelli portatili che si mettono per parlare, così sentirete la mia voce bene. Spero che questo mini video dove vado in giro e forse a qualche parte apparirà la statua del nostro santo, che ho fatto un mini video, mi dico che secondo poi è una foto. Ci si vede, oh, è abbastanza stanchevole parlare e fare la salita. E ci si vedrà in un prossimo video e spero di essermi ripreso in faccia. Scusate se di vero non sono riuscito a fare un buon vlog, ma sapete che un po' mi vergogno a parlare. La prossima volta devo cercare di trovarmi delle cuffie, così sto col cellulare, sento o la radio o qualche musica sul cellulare, così non penso alla gente che mi fissa, perché ho quel, non sono come certi YouTuber che dicono cacchio, guadagno 200-300 euro per ogni video che faccio, per ogni vlog che faccio, non ho vergogna a parlare in una telecamera, però purtroppo in queste piccole città non si sa mai, e tu parli in una cam o in una telecamera ti prendono per pazzo, però poi gente che fa danni, brucia cassonetti, quelli no, quelli vengono considerati persone normali, però lasciamo stare. A parte questo, volevo finirvi pure di dire le cose che non è che non mi sono piaciute, nel senso è stato bello come sempre, però dai, ma proprio Rovazzi mi dovete mettere come canzone, mi potevate mettere, che so, una canzone di qualche altro cantante, cioè. Ma non Rovazzi, cioè mettete una canzone di Enrico Papi, sì, mai, cioè, ma non vuoi, cioè, personalmente io non ci sono andato a sentire la musica, cioè, come si chiamano, le decorazioni al ritmo di musica, non sono andato a sentirli perché quel giorno ero un po' impegnato la sera. Il giorno dopo i palloni li ho visti, ma non da vicino, dall'altro, perché personalmente parlando, andarmi a uccidere, perché stanno tante persone a uccidere, inteso che a buttarmi uno sull'altro per vedere dei palloni
palloni, preferisco vederli da lontano e vedere che volano e non che iniziano a gonfiarsi. Se hai fortuna, stai 3-4 ore prima e riesci tranquillamente a trovare il posto senza che vi schiacciate, però non mi piace quando sono troppe persone attaccate su uno con l'altro e non c'è abbastanza spazio per passare, quindi non mi piace proprio quel tipo, non sono quel tipo di persone che si mette proprio a vedere i palloni da vicino, io preferisco più che volano. A parte questo, la cosa è che mi ha dato fastidio, vi ho detto, è la canzone di Rovazzi. Ok, che lì del momento il BM si emoziona quando sta Rovazzi, eccetera, eccetera. Ma mi metto Enrico Papi, a me non mi emoziono io, andavo di sicuro a sentirlo io se stava Rovazzi, se, sta mo Rova, se stava la canzone di Enrico Papi. Cioè, un po' di genialità. Ok, ma per il BM facciamo tutti, la festa deve piacere a tutti. Ma al BM, se non lo sapete, la festa non va tanto per il santo e a me mi dà fastidio sa cosa, perché Sant'Erasmo è stato fatto per Sant'Erasmo. Vorrei immediatamente correggermi e volevo dire: Sant'Erasmo è la festa, cioè è il nostro patrono, quindi è la festa di Sant'Eramo. E chiedo scusa per aver detto Sant'Erasmo è la festa di Sant'Erasmo, sono ignorante, lo so. Ma certa gente viene per il gusto di andare solo alle giostre, non ha nemmeno senso. Scusate se mi vedete un po' laggare nel video, ma purtroppo se ne sta andando un po' la luce e si sta iniziando oscurando, quindi. Si sta iniziando oscurando, non si può proprio sentire. E taglio subito. Quindi, che dirvi? Spero che quel mini video che ho fatto mentre salivo un po' la zona della villa, perché quella è zona di villa. E salivo, non mi ricordo perché i corsi non li so a memoria. Purtroppo non ho un gran cervello a ricordarmi tutti i corsi a memoria. Sono di Sant'Elmo, evviva! A parte questo, avete visto pure il video che mi ha salutato pure un fans. Spero che cioè, vi sia piaciuto quel mini video. Io ho detto, è stato bello. L'unica cosa negativa, hanno messo la canzone di Rovazzi. Ci dovete mettere la canzone di Enrico Papi. Oh, perché quella sì che è una canzone, non quella di Rovazzi. Dai, a parte questo, spero che qualcuno sarà venuto. E da altri paesi si è venuto per il santo. Ah, credo che ci stanno tedeschi ieri perché stanno parlando tedeschi delle persone. Perché ovviamente per la festa del nostro patrono vengono i miei genitori immigrati dall'Italia che se ne sono andati in Germania o in America. Vengono apposta a Sant'Erano per la festa del nostro patrono. E sono cose belle perché tu dopo anni e anni ritorni nella tua città per il tuo operatore e sono cose bellissime. Che dirvi? Spero che il video vi sia stato simpatico. Vi ho detto, non riesco a parlare. Prossimamente prenderò una telecamera migliore, un action cam che per fortuna si può collegare pure il microfono portatile, che cercherò di trovare un microfono che non costano nemmeno assai i microfoni portatili, sulla ventina d'euro un microfono decente in più con quella specie di peluche sopra che mi sono scordato come si chiama. Per togliere i suoni di sottofondo, i rumori di sottofondo, non i suoni di sottofondo, se no. Spero che il video vi sia piaciuto e ci si vede alla prossima. Ciao! Ah, ricordate, quando venite una prossima volta, pure voi BM che sono non del 2000, perché ho certi amici del 2000 che capiscono le cose, ma gente proprio abbastanza bimba bimba di 7-8 anni. Sant'Erasmo non è fatto per le giostre, Sant'Erasmo è fatto per onorare il santo, cioè il nostro patrono, la nostra città, quindi evitate di non vedere la cavalcata, evitate di non vedere i palloni, evitate di non vedere le illuminazioni, vabbè, quelle ero impegnate, non sono potuto vederle io, l'italiano io proprio zero, sapete che non so parlare bene italiano. Cioè, per dirvi, se realmente venite, venite per il patrono e non per le giostre.